Buongiorno a tutti da Paolo D'Ambre, bentornati a un'altra puntata di Turbo Daily. Anche questa mattina gli indici americani aprono in leggero territorio positivo, visto che la salute di Trump ormai sembra essere al sicuro e anche sulla scia delle parole della banca cinese, quindi della People Bank of China, in merito alla liquidità che gli istituti finanziari possono anche non continuare a mantenere in pancia quando vanno a operare in valuta estera. Quindi questo ha fatto salire i listini cinesi di oltre 2 punti percentuali. Quindi rumors positivi anche sul fronte asiatico. Oggi vorrei comunque rimanere sul settore bancario, mi vorrei focalizzare in particolar modo su Intesa San Paolo. Quindi direi spostiamoci subito sul grafico di Intesa. Oggi ho ipotizzato un'operazione a ribasso per due motivi, principalmente perché al momento in portafoglio noi abbiamo comunque un'operazione sia ribassista sul FTSE MIB che rialzista su UniCredit, quindi vorrei un attimo eventualmente bilanciare l'operazione rialzista su UniCredit, visto che siamo in presenza di un livello dal quale il prezzo potrebbe tornare a scendere. Questo perché precedentemente, esattamente il 21 settembre, il prezzo ha aperto con un gap ribassista, quindi intorno all'area 1,71 euro. Io vorrei posizionarmi con un livello di ingresso a 1,72 euro perché vorrei sfruttare non solo un eventuale ritracciamento da questo livello, perché sembra essere molto interessante, e poi perché siamo in presenza comunque di una trend line ribassista, quindi in presenza di una resistenza dinamica, appunto, dalla quale il prezzo potrebbe tornare a scendere. Preferirei avere dei livelli operativi molto stretti, visto che comunque il prezzo già qui, già intorno a questo range temporale, presenta dei minimi rialzisti, quindi questo potrebbe significare che il prezzo, una volta ritracciato, potrebbe continuare a salire e quindi rompere la nostra resistenza dinamica. Quindi stop loss abbastanza stretto a 1,77 euro, take profit a 1,66 euro. Spostiamoci subito sul sito di BNP Paribas per mostrarvi il certificato. È un certificato con una leva abbastanza bassa rispetto agli altri certificati di Intesa, quindi a 4,32. Il certificato è questo, termina col codice 744 con uno strike a 2,06 euro e una distanza dal knockout a circa 21,98%. Il prezzo denaro al momento quota 0,38 centesimi. Quindi spostiamoci sulla piattaforma operativa per mostrarvi appunto l'operatività. Il prezzo scelto è 0,43 centesimi per 2325 pezzi. Andiamo a fare subito il recap dell'operazione odierna. Il sottostante, il titolo Intesa San Paolo, strategia short, ingresso 1,72 euro, stop loss 1,77 euro, target 1,66 euro. Per oggi è tutto, io vi do come sempre appuntamento a domani e buon trading a tutti.